prima di fare l'ultimo gesto di lettura a congedo, ricordo anche la possibilità di acquistare qualche copia di libri dei nostri ospiti. Vorrei, siccome questa iniziativa è anche un'iniziativa che si combina con le iniziative dell'Associazione Amici di Romano Bilenchi di Colle di Valdelsa, che sta preparando belle cose sulla poesia, c'è Claudia Corti che guida benissimo l'associazione, e siccome qui con noi c'è, da qualche parte ora non la vedo, Giulia Martini, eccola, è uscito da poco Coppie Minime di Giulia, che verrà presentato proprio a Colle, la data non lo sappiamo, ma io invito da subito tutti i presenti a tenere alta l'attenzione sulle comunicazioni che vi arriveranno, perché nel giro di, spero, qualche settimana o comunque un paio di mesi avremo la possibilità di ascoltare le sue poesie. E allora, in anteprima assoluta, una poesia di Giulia, se ce la vuole leggere, una sola. Mi ricollego allora. Un po' più avanti. È una cosa un po' funeraria. Viviamola come un concerto. Va bene, va bene. Grazie a Goffredo Sabrina. Mi ricollego allora alla citazione sul lago, visto che è tutto, no? Tutto torna. Guido, io vorrei che tu e l'Apo ed io e Kennedy e Roland e Winston C e la mia santa mamma che sta lì in cucina a straguardare la TV. Guido, io vorrei che l'Apo, io e tu e Tutankhamon e Marilyn Monroe ed Edgar Allan, il giovane eroe di quando ero bambina, R.P. e PPP e Giovanni P che sa perché tanto di stelle arde e cade, santo L, super santo Gesù C, che se ne sta nell'orto degli ulivi, ma anche lei e soprattutto lei, io vorrei che fossimo ancora vivi. Grazie a Giulia. Allora, andiamo in un ordine magari inverso, ripartirei da Stefano Dal Bianco con una lettura di congedo. Allora, questa sarebbe la terza parte della saga del brillantino. E infatti si intitola Sì, ancora un brillantino. È in due parti. Si vede e non si vede, verde su verde a seconda di come si sposta la testa. Il cuscino è verde e in un punto il verde, lo stesso verde brilla. È chiaro che c'è un brillantino che difficilmente sarà verde di per sé. Più probabile è che rifletta lo stesso verde del cuscino. Il punto è che questo punto o acme del cuscino sparisce se muovo la testa. Se muovo la testa, vedo solo l'opaco del cuscino. Dovrò allora mantenere ferma testa e volontà per ficcarmi nel mondo trasparente di quel verde. Seconda parte. Un'altra peculiarità è che se mi avvicino per vedere che cos'è che brilla, il verde luminoso prima si cangia in rosso fuoco e poi non c'è. Quando faccio per prenderlo non c'è. E infatti ho spostato la testa e ciò che prima era volontà è diventato desiderio, desiderio umano senza volontà. Grazie. Alle luci, Alessandro Coda, recitatore.
Sì, io visto che mio figlio è stato così bravo che non ha disturbato, l'ultima la dedico a lui, è una poesia dedicata a lui, che è una grandissima fonte di ispirazione, con tutte le parole che ha inventato nei primi anni di vita e con la sua anche, no, visione del mondo straordinaria che hanno tutti i bambini e per me lui in particolare. E questa in particolare l'ho scritta quando ho scoperto che lui, avendo a che fare sempre con me nei primi anni e prima ancora di andare a scuola eccetera, e stando sempre con me non aveva capito che mi chiamavo Natalia, ma credeva che mi chiamassi io, perché ovviamente quando io parlavo con lui dicevo io, non dicevo Natalia. Ecco, da lì è nata l'ispirazione per questa. Prime parole. Bau bau è il verso principale di ogni animale. Nel tuo universo personale si può certo incontrare un popoppo o un chiconco. Ai piedi si mettono le parpe, dentro casa c'è la luce della pampa, fuori nel cielo c'è la lua con le tetelle e a Capodanno i fuochi dentifricio. I cattivi sono quelli che soffiano per buttare giù la casa di paglia, i buoni ti prendono per mano e ti fanno caro caro. Nel tuo mondo senza religione, la mamma tutta tetta è tutto, è Dio, non c'è tuo e mio, ma un tutt'uno di noi due, perché mia mamma si chiama io. Portiamoci più in là, dove non si tocca più. I portici sanno ancora aspettare, le strade morire in altri nomi, le finestre risuonare quando nessuno le ascolta. Sono sillabe anche le cose che provi, nel periodo da analizzare, le emozioni. Portiamoci più in là, dove non si tocca più. Le civiltà e gli imperi scoprono il cielo nelle strade. Facciamo finta di sapere come chiamare questo buio, le cose che si fanno casa, le coperte inverno. Strofiniamoci addosso la salvia, contano di noi solo i rami, le estremità. Che se tutto è e non può restare, portiamoci più in là, oltre il confine dei nomi, delle cose. E se è bello passare come ombra nella stanza, come tagli vivi nei tronchi, possiamo contare i passi, i posti che non abitiamo. Le vostre vite sono altro, diverso dolore, di ciò che cade per gravità di poco, pochissimo amore. Grazie Daniela. Questa poesia si chiama Diario dei giorni sospesi. E dice: negli ultimi passi che restano, lasciare che tutto trascorra e finisca un po' vuoto, un po' sospeso, sperando che il poi, se ci sarà, sia di gioia. E intanto trascrivere pensieri raminghi e a volte anche avari, un diario in pratica, come ho fatto da sempre. Ricordo i primi versi che mi pare dicessero: essere in alto sul ponte dell'autostrada, guardare ai miei piedi la città distesa ed essere solo al crepuscolo. Avrò avuto 18 anni e non ci sono autostrade vicino a Siena la Bella che guarda all'intorno dalle sue dolci colline. Poi una buona vita, un arco che saliva leggero e sicuro verso una cattedrale o almeno una piccola pieve nascosta fra le nuvole, e di certo tutto il tempo che serviva per arrivare, con la poesia in segreto a sorvegliare la malinconia, una gatta sorniona da lisciare per il verso del pelo. Ma cammina, cammina, l'arco si è appiattito, le nuvole sono sempre lì,
a nascondere chissà che cosa, mentre il tempo declina, silenzioso come uno spettro, forse solo un'illusione. Ed io ad accumulare parole, sperando almeno che un occasionale lettore accarezzi con esse la sua insidiosa compagna. Grazie Mario. E bisogna anche dire che abbiamo qui un diverso, cioè un uomo che non è come tutti gli altri, ben lo sapete, e che è abbastanza geniale, tant'è che oltre a di metro in metro ha inventato anche di metro in metro che seguirà al ristorante. Questa è la prova più evidente. E a lui vorrei dedicare questa poesia finale con le note parole, in realtà di Bruno Lauzi, cantate dalla cantante di cui si parla, dedicando contestualmente questa poesia anche alla mia amica Monica Immovilli, che è fan, come me, di questa cantante. Fermandomi a pensare una poesia. Ho amato Mia Martini, lo confesso, eccola adesso che in televisione c'è te che te la ripropone, con uno sfondo falso con la luna mentre canta qualcosa che parla della neve, strana cosa, ad agosto. Le sue smorfie d'espressione, il folto, delle sopracciglia belle, la bocca ad arco, i pazzi ricciolini, le braccia in alto che scoprono le ascelle. È sera, è ferragosto e francamente, finito che sarà questo spezzone, temo non ci sarà assolutamente nessuno che la pensa, Mia Martini. In tutto l'universo, nel ferragosto, a sera, tranne me. Dissero pure questa che portava sfortuna, ma so che sia ora o no su quella luna, lei mi sta ricambiando e a me e a Dario per ringraziarci sta cantando: non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero di più, tu che sei diverso.